Ciao a tutti! Oggi torno dopo un po' che non facevo video. Diciamo che è un periodo in cui l'umore non è proprio quello migliore per fare video. Però diciamo oggi l'arrivo di questa box me l'ha un po' migliorato. Prima di entrare nel dettaglio della box, perché era da un po' che non facevo video di spacchettamento, di unboxing, appunto di box misteriose, vi ricordo di seguirmi sui social, ma soprattutto Instagram, come vedete dietro, il mio Instagram, dove cerco di essere attiva quasi tutti i giorni, quindi mi piace condividere insomma le idee che ho in mente e che provo a realizzare con foto, disegni, cose creative, e trovate il link sotto, così come anche di Facebook o comunque degli altri social. E oggi parliamo della Scroll Box, che è una box di quelle appunto misteriose in abbonamento, per cui voi vi abbonate ma non sapete cosa vi arriverà, tutta dedicata, come c'è scritto, ai materiali da disegno, comunque cose artistiche, ma essenzialmente per il disegno, lettering, insomma cose grafiche. E la prima volta che l'ho vista me ne sono innamorata e ho detto no, questa la voglio provare, e questa è la prima. E sono di quelle box in abbonamento libero, quindi potete smettere quando volete, la potete prendere solo una, giusto per prova. Costa sui 24 euro, mi sembra che è inglese, è in sterline. E niente, oggi sono curiosissima di aprire questa prima box insieme a voi, perché poi dentro ci sono, oltre ai materiali di disegno, anche delle cose stimolanti, creative, carine, che voglio farvi vedere. E quindi niente, ora ci spostiamo in un'altra inquadratura così riesco a farvi vedere bene cosa contiene. Ecco qua, questa è la Scroll Box. Oggi quando me l'ha portata il postino, che ho visto il pacchetto, non avevo visto la scritta, me l'ha portata così. Oh mio Dio, cos'è? Perché non mi sembrava una box, non ricordavo quanto fosse grande perché avevo visto solo un video, e invece poi era lei e l'aspettavo perché mi era arrivato il messaggio che me l'avevano spedita il 18, ma poi con tutte le feste, Pasqua, primo maggio, insomma ha tardato un po'. Comunque, questa è la box, come si presenta più o meno. C'è anche una caramellina che poi noi andremo a mangiare, fruit salad, carino, vabbè, pensierino carino, un dolcetto ci sta sempre. Prima di entrare diciamo nel dettaglio di quello che contiene la box, mi piace condividere con voi quello che è contenuto all'interno, in tema appunto di Deplian o comunque di cosine che sono presenti all'interno della box, che normalmente vengono sempre considerate poco queste cose, ma stavolta invece a me piace condividerle con voi. Allora, innanzitutto c'è sempre un foglio che contiene diciamo la creazione artistica di una persona. In questo caso l'artista che è stata selezionata questo mese è Kiki B, e vi mettono anche il suo Instagram, che è praticamente, qui vi dicono un po' la sua vita, un po' quella diciamo che ha vinto, se così si può dire, il contest mensile sul tema del mese, poi vi faccio vedere, e quindi lei ha vinto questo con questo lettering. Poi nella nostra box troviamo anche due cartoncini per le nostre creazioni, cartoncini belli belli spessi, quindi ok, ottimi. E poi qui diciamo c'è un elenco diciamo dei prodotti che troviamo all'interno, ma soprattutto
c'è una challenge mensile, perché ogni mese la Scorebox lancia una challenge mensile. In questo caso è Words of Wisdom, quindi parole di saggezza, e praticamente vi dicono che ogni mese vi forniamo una selezione di materiali per artistici, insomma, e anche ispirazione, ma vogliamo anche ampliare un po', comunque stimolare la vostra creatività. Ogni mese vi faremo appunto una sfida, vi lanceremo una sfida che è quindi o un ambito, quindi un mondo, un settore o una frase che potete appunto interpretare come volete. Provate e create qualcosa utilizzando solo i materiali presenti nella box. Quindi buona fortuna, e non dimenticate di condividere le vostre creazioni con noi con l'hashtag Scroll Challenge. Quindi questo è molto carino, e io già ho in mente che disegno fare con questo appunto argomento Words of Wisdom. E quindi niente, ora vediamo che cosa contiene. E una cosa carina su cui mi è caduto l'occhio è che questa puta bella è la box di aprile, che qua giù c'è scritto la caramella, insomma il dolcetto di questo mese, non è adatto ai vegetariani. Cioè a me sta cosa è piaciuta tantissimo, perché dimostra che c'è veramente attenzione nei confronti degli utenti. Ma vediamo che cosa contiene, a parte la caramella. Allora, troviamo una gomma della Faber-Castell, quindi una marca ottima per chi disegna, e chi disegna lo sa. Infatti qui c'è scritto che va bene per la matita, per il carbone, insomma i carboncini, e anche per i pastelli. È molto soffice e quindi niente, e non lascia ovviamente nessuna traccia, ma lo so perché Faber-Castell è veramente una super super marca, quindi prodotto molto apprezzato. Poi troviamo questa matita, vediamo cosa dice: Viking Element 1-1 Graphite Pencil, quindi una semplice matita di grafite, è fatta in Danimarca. C'è scritto che ha una un rivestimento matte black, quindi nero opaco, ed ha praticamente un tratto argenteo e metallico, e è una matita HB, quindi va bene sia per disegnare che per scrivere. Quindi una matita in più fa sempre comodo, e andiamo. Poi abbiamo due super penne, e queste io le adoro. Allora, io solitamente appunto la uso solo una per l'inchiostro, l'inchiostrazione, e non ho tante penne per appunto l'inchiostrazione, la utilizzo solamente una, però so che andrebbero utilizzate comunque penne di diverso spessore per creare appunto maggiore, diciamo, tridimensionalità del disegno. Questi sono praticamente della marca Unipin, infatti questa qua, Unipin Fine Line, e sono sia scura, quindi nera, e sia un grigio chiaro. E questa ha la punta 05, questa ha la punta 01, quindi queste penne io sono curiosissima di provarle, proprio perché in generale io appunto ce l'ho solo una e la uso solo una, ma appunto sicuramente il disegno sarà molto molto più carino. Questa non è nera, è un dark grey, quindi è un grigio scuro, e questa invece è un grigio chiaro. Quindi curiosissima di provarle,
e nel mio disegno appunto ispirato al mondo della saggezza. Poi abbiamo un adesivo di appunto del simbolo di Scrollbox e poi abbiamo il Royal Talents Ecoline Brush Pen. Io non ho brush pen, io ho gli Aqua Brush, che comunque devo utilizzare o per sfumare comunque i pastelli soft, quindi morbidi, oppure comunque da utilizzare con gli Ecoline, quindi gli acquerelli, quindi quelli liquidi, ma non ho questo tipo di penne e quindi sono veramente super super contenta di avere nuove penne e particolari comunque che non ho. E comunque Ecoline è una marca, mi sembra comunque abbastanza famosa. E allora cosa dice? C'è scritto che questi brush pen usano un inchiostro a watercolor, quindi effetto acquerello, abbastanza diciamo liquido. L'inchiostro si asciuga rapidamente rispetto ad altri watercolors ed è però molto vivido come colore. E c'è scritto che l'inchiostro luminoso comunque permette anche di essere appunto sfumato o comunque di essere mischiato tra i vari appunto colori molto bene, solamente appunto aggiungendo acqua al colore e quindi mischiando. E quindi questi praticamente, se ho ben capito, si possono utilizzare quindi per colorare e poi possono essere sfumati con un acqua brush, e mentre la punta ha un, diciamo, un pennello di fibra bello largo che è comunque morbido e flessibile, che permette quindi di fare diversi tipi di linee di spessore e di creare appunto diversi effetti. Queste, diciamo, punte mantengono anche la forma molto bene. L'inchiostro di questi pennarelli è a base di acqua e praticamente vanno comunque i disegni fatti con questi, vanno protetti da luce del sole, comunque da luce. Quindi infatti loro c'è scritto che Ecoline vi, diciamo, avverte, vi consiglia di tenere i lavori finiti, quindi i disegni protetti in un album, comunque in qualcosa di chiuso, per garantire comunque la resistenza del colore. Quindi adesso lo apriamo uno per vedere. Ok, sembra un pennarello normalissimo e quindi io anche qui sono curiosissima di utilizzarli per questo disegno, perché io non ho mai provato questo tipo di colori e i colori in sé mi piacciono anche davvero tantissimo. Sono colori molto primaverili, quindi mi ispirano veramente tantissimo. Niente, quindi questa è tutta la mia prima scroll box, quindi quello che contiene, e ho visto che mi si è rinnovato l'abbonamento anche per questo mese, quindi prossimamente ci sarà la prossima box. E quindi soprattutto uno dei prossimi video, probabilmente il prossimo, sarà proprio dedicato al disegno che realizzerò con il tema appunto di questa box che già ho in mente e che non vedo l'ora. Così magari durante appunto il video in cui proviamo tutti questi prodotti riesco a darvi anche una mia prima impressione su come funzionano, insomma, se secondo me sono di buona qualità, insomma, cose mie, idee mie, sensazioni. E quindi niente, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video e speriamo che mi torni un po' di buon umore e di voglia di rifare video, perché ne ho alcuni in mente, ma quando non sono dell'umore non li faccio, perché altrimenti comunque si vedrebbe che
mi faccio un po' per forza e non mi va. Quindi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, di mettere anche il pollice in su se vi è piaciuto il video e di iscrivervi a Instagram, insomma seguitemi e ci vediamo prossimamente, ciao!